It looks something like you. Sesta edizione del campionato italiano di Jiu-Jitsu brasiliano 2017. Più di 1600 atleti, superato il record di qualsiasi tempo. 100 persone di staff, 10 aree, oggi no gi, domani con gi. Una gran bella edizione. Il transatlantico è salpato nuovamente. Oggi abbiamo delle lotte fantastiche, 3 aree sono telecamerate. Abbiamo Pure Fights, che è un sistema di streaming, ci permette di assistere alle lotte direttamente da casa. Io credo che la location sia la prima vera grande novità. Mandela Forum al centro di Firenze, credo che sia la cornice più prestigiosa che potevamo trovare per questo evento. L'edizione 2017 è clamorosamente migliore di tutte le edizioni precedenti, a partire dalla location, un numero di iscritti impressionante, un riscontro nazionale ed internazionale senza pari. Il luogo è meraviglioso, il pubblico comparece e l'organizzazione viene lavorando cada vez meglio. A me mi fa tanto piacere combattere l'Italia, devo solo fare complimenti a tutta l'organizzazione, all'Unione Italiana di Jiu-Jitsu. Una gara così di alta qualità, buon livello tecnico, fa sì davvero crescere il Brasile di Jiu-Jitsu in Italia. Come ho già detto in passato, lottare in Italia mi dà più adrenalina, ho più paura di lottare qui che all'estero. Ho sentito molto di più una gara qui, con tutto il tifo, che magari un europeo, un mondiale. Quando ti senti tutti che credono in te, dai tutto anche quando non hai più le forze. Bello, ben organizzato, belli tatami. Inizia a vedersi qualcosa di più internazionale anche nel panorama italiano. Partecipare alle gare in Italia, soprattutto per le cinture alte, perché ce ne sono poche, è importante, fondamentale. Penso che l'Italia con questo evento si metta tranquillamente in pole position tra i paesi che stanno promuovendo in modo più professionale, serio e di qualità la disciplina. Fondamentale la presenza degli sponsor che danno spessore all'immagine dell'evento. Grips è un marchio internazionale nel mondo del combattimento e soprattutto del jiu-jitsu. Direi che la parola d'ordine è crescita esponenziale, sta crescendo in maniera incredibile, io ho visto anche i dati, ho parlato con i ragazzi che hanno già lottato tra ieri e oggi e mi hanno riferito di un livello anche degli atleti stessi sempre più alto. Sta crescendo moltissimo e noi siamo felicissimi di essere qui, anche perché come brand italiano credo che sia d'obbligo il supporto alla federazione. Essere presenti, anche perché siamo in veste nuova, completamente organica e prodotto in Italia, che è la prima produzione in Europa. Gorilla è un marchio che sta crescendo vertiginosamente, pieno di iniziativa, pieno di stile, stile italiano. L'idea di sponsorizzare le medaglie e quindi di mettere il nostro logo sopra deriva proprio dal fatto che vogliamo che gli atleti portino a casa un ricordo di questo evento e quindi anche un po' del nostro brand. Mi diverto a fare arti marziali per lottare e per fare nuovi amici. È bello lottare.
ed è bello vincere, ma è bello anche partecipare. Ho vinto una medaglia di bronzo, meglio che niente, mi è piaciuto. Argento. Ci devi mettere molto impegno, e è anche la mia seconda gara, direi che è andata più che bene. Il posto è stupendo, ci sono tanti atleti forti, meglio di così. La maglietta ufficiale è molto bella, quindi ci portiamo un ricordo. È l'edizione più figa che abbiamo. Grazie, visto, fa... un posto bellissimo. Però... Mi fa piacere, sono contento. Mi sono fatto 1200 euro di aereo, ne passa la pena. L'evento è stato un successo, è una rivalsa internazionale non solo per il Jiu-Jitsu in Italia, ma per l'Italia nel mondo del Jiu-Jitsu. Direi che un incremento del 30% rispetto all'altro anno è assolutamente per seguire quello per cui stiamo lavorando. Credo che abbiamo alzato il nostro standard in maniera importante. Io penso che sia un risultato straordinario e siamo pronti a fare meglio l'anno prossimo.